Salve a tutti ragazzi, io sono Philip e oggi siamo tornati su Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4. Terza guerra dei ninja, l'altro non l'ho letto, non l'ho fatto niente. Devo fare la presentazione. Un'epoca in cui uomini, donne, giovani e anziani, chiunque fosse un ninja, resisteva a scendere in guerra, non esitava a scendere in guerra. Tutti uccidevano e proteggevano, rubavano e venivano derubati. Questa spirale di odio si propagava come il fuoco senza sosta. E al centro si ergevano tre giovani energici che erano ninja, coinvolti in quella terribile guerra e pronti a sacrificarsi. Allora, quella là, perché sei sempre in ritardo? Colui sarebbe Obito, quello che avete visto prima, colui Kakashi da boccia, da piccolino. Non hai un briciolo di compassione? Un ninja che viola le regole e infrange il proprio onore. Almeno quanto questo riesce a capirlo. Quella lì è Rin, una che è morta. E dopo non vi spoilerò altro perché lo scopriremo insieme nel gioco, secondo me. Sì, è vero. Che succede? Ne parleremo strada facendo. A partire da oggi Kakashi sarà un joining come me. Quello lì è il padre di Naruto, quarto Kage. Ci divideremo in due unità, guidate da me e Kakashi. Vi ricordo che dobbiamo fare i conti con la più grave Obito. Ricordi che avevamo parlato di rivelare qualcosa a Kakashi? Sì, mi verrebbe da dire a merda perché Kakashi che capita? Ragazzi, devo smettere di fare queste battute merdose. Tu Obito Kunai, fiori forse me ne sono scordato. Cosa? Beh, tanto non mi aspettavo niente, e forse mi avresti regalato soltanto la bacia. Qualcosa di inutile che mi avrebbe soltanto appesantito. Ehi, oh basta, non ricominciate. Secondo me lui è arrabbiato perché proprio non gli ha fatto il regalo, eh. Bene, facciamo il punto della situazione. Sapete tutti che il paese della Terra ha accanto il villaggio dell'Erno, vero? Sì, avanza molto in fretta. È solo questione di tempo prima che arrivino al paese del fuoco. Ecco perché dobbiamo fermare più presto gli invasori. Pertanto, questa volta abbiamo il compito di infiltrarci in territorio nemico e distruggere il ponte Kanabi, vitale per i loro rifornimenti. Insomma, dovremmo neutralizzare. Oh, basta, non riesco a leggere niente! Mi affronterò a viso aperto e loro distruggono il ponte praticamente, ve lo dico così altrimenti non riesco a leggere. Siamo insieme fino alla fine. Va bene. Sì. A parte il fatto che non riesco a leggere un cazzo. Me l'ho scoperto, eh? Notevole. Massima attenzione. Ce ne sono 20. Anche se probabilmente si tratta di una tecnica superiore e una moltiplicazione del campo. Vado, copritemi. Fermo Kakashi, devi fornire supporto. Sbaglio e ho detto che oggi sono io il capo, maestro. Ne approfitta sempre, guarda, ritiro la frittata, eh. Ma gli posso dare ordini, giusto? È la regola. Io sto pensando, ma che do coglioni. D'accordo, squadra, fate come dice Kakashi. Ok. Bella frati. Bella frati. Allora, Mairu. Mairu Ana? Ok, questi ragazzi sono scontri all'area, non ve li ho mai fatti vedere prima d'ora. Vabbè. No, ma dai ragazzi, sono soltanto un bambino. Non vuol dire che mi sto facendo il culo. Cioè, appena iniziate già mi faccio il culo. Spostati! La 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 la! Non ho fatto un cazzo. Dietro! Dai, faccio lavorare anche un po'. Aia, oh.
Ah, mi avete colpito. Mi vuoi dei fiori? Oh, ma chi è che lancia le carte bomba? Cioè, non ho ancora capito. Ah, dovrebbe essere forse il supporto di Rin. Che lei attacca con le carte bomba. Wow! Oh sì, facci i culi! Ma dai, non ci credo. Ma saranno tre mica. Chi è quello là? Porca vacca! Chidori, vai, fai! Dai, qualche altro su di te, cacci, vai, che ce la fai! Addirittura il maestro Obito è andato a farsi i cazzi sui. Oh yes, baby! Aia! Coloro devastati! Spaclavacci! Vai, Rin! Fa qualcosa nella vita! Non ho capito se con le carte bomba. Ah no, è lui! È lui, capo! Pensavo che fosse Rin che lanciò le carte bomba. No, in realtà era un mio amico. Che... Io non l'ho ancora pensato. No, non ci credo, mi hanno già tolto così tanta vita. Chidori! Wow! Oh, sì! Oh! Cioè, gli sto facendo fuori con un rasoio, Cioè, con un rasoio Gillette. Cioè, potete dire che quella lì è una spada, ragazzi. È un rasoio Gillette. E io gli sto facendo fuori, mi faccio la barba. Fammi sto Chidori! Bello! Cacci, a volte non ti un cazzo. Boom! Scusa, ti ho tagliato, ti ho fatto male. No, sul serio? Ecco come si cambia leader, cazzo, no! Oh, ma sai! Ma dai! Come fai a non beccarlo? Ah, questo qui sarebbe il capo, forse... Ah no, è lui il capo, è lui il capo. Guarda, puttaniero. Cazzo fa? Oh cazzo, no! Via! Vede coglioni! Fini della mignotta, ma fini della mignotta. Dove sono quei mignotoni? Ma schifo, vieni che ti ammazza. Dai che ti ammazza la famiglia. Vomit! Forza supporti! Maestro, ma dove cazzo sei andato? Sei andato dall'altra parte. Ah no, si è ricordato che c'aveva la cuscina. Sua moglie che l'ha chiamato e visto che pure si incazza una bestia ha corso. Ma dai, c'è un boccia che ti fa il culo. Ma andiamo. E voi sareste gli invasori. Quello era... Ragazzi, siamo stati degli invasori quelli. Che cazzo? Stai bene, Kakashi? Ottimo. Nessuna traccia di infatti. Ma cosa ferito? Ti hanno fatto una mazza. Kakashi è stremato. Ripetiamo e ti rimettiamo. Sto bene. Bene un corno. Così impari a ignorare il maestro e a fare di testa tua. Ma cosa parli tu che non hai fatto un cazzo? Non me la facevo sotto. È solo che avevo mal di pancia. Guarda che scusa di merda, ma la devo aver detto che la sei fatta sotto e tu dici no, che avevi mal di pancia. Ma che cazzo fare? Ora basta voi due. D'ora in poi dovrete collaborare per portare a termine le missioni. Per il momento siete su posizioni. Ma chi non riesco a mettere una mazza. Oddio. It's like I taught you. No, wait. Sometimes you've got to adapt to the situation you're in and bend the rules. And Obito. E tu, Obito, hai ancora la preparazione necessaria per essere un ninja. Ecco perché ti spaventi quando ragazzi, io non so più voglia di leggere, non mi ho tenuto le balle, è un discorso noioso, vai.
Ma se non riuscite a collaborare, unite come vero fallirete. Tutti tristi. Ma chi se ne frega, avete vinto, no? Avete vinto, non state lì ad ascoltare il maestro, ma andate a puttana. Col cuore mio. Senza sapere con chiarezza cosa era giusto e cosa era sbagliato. Intrappolati in una battaglia senza uscita, i ragazzi continuavano ad avanzare, correndo il più velocemente possibile. Campo di battaglia, ragazzi! Finito, quanto siamo messi? 10 minuti di video, ma che roba! Dai, non che credo. Vabbè, io faccio anche la missione di Sasuke, ragazzi. Ok, ragazzi, ho saltato il video iniziale perché era abbastanza noioso. Praticamente c'è Sasuke con Yugo, Suigetsu e Orochimaru che vanno in una casetta in un villaggio, non mi ricordo quale sia, porca vacca. E Sasuke con la tecnica del rinascimento, una roba del genere, richiama i quattro Kage, che questo qui è il primo, dopo anche il secondo, il terzo e il quarto, che è quello del maestro, quello che ho visto prima, e perché vuole sapere da loro perché hanno costretto Itachi a far fuori il clan Uchiha. Vabbè, robe così, e questo qui è Hashirama, il primo Kage, che parla del suo ultimo scontro con Madara, mi sta facendo il culo. Praticamente è il continuato del primo episodio che vi ho fatto vedere di Naruto, insomma. Vai! Tra l'altro è meglio quello del rinascimento, ragazzi, perché mi sa tanto storico. Vieni qua, bastardo! Ma sai andare dritto! Ma spa! Tocca! Bam! Iella! No, cos'è tutta sta roba? Ecco! No, adesso tu muori! Fatto fuori Madara, ragazzi! Morto Madara! Ma dai, siamo messi pochissimo! Siamo messi pochissimo di video, ragazzi! Vi faccio vedere anche il video finale perché dai, un po' ci sta per capire meglio lo scontro, Ok, è finita Madara. Allora finisci. Non ci riesco. E questo è il tuo problema, Hashirama. Hai il cuore tenero. Che è successo? Vabbè, colpa alle spalle. Il primo Kage fa degli attacchi così. No, fai schifo! Proteggere il villaggio significa prendersi cura degli abitanti della foglia, dei ninja, dei bambini. Senza distinzioni, siano essi amici, fratelli o miei stessi figli. Non avrò portato per chiunque lo minacci. Sbaglio completamente la priorità. Così farai calare le tenebre nel villaggio. Un giorno. Mi mancava anche quello, torno subito. Scusate ragazzi, ma mi è arrivata una chiamata. Cosa? Quel momento! Questo amico? Che cazzo! Vuoi proteggere il villaggio a costo della vita? Per aprire la decisione, non so come abbia fatto a tornare in vita, ma quel giorno diedi l'ultimo addio al mio amico, per il bene del villaggio. E questo mi porta a parlare del... Detto palle! Quello sognato da me e Madara era un luogo in cui i clan potevano vivere in pace, un sistema per portare ordine nel caos e al tempo stesso
arginarlo. Un posto sicuro per i nostri figli, a riparo da battaglie prive di senso. Un luogo sicuro. In realtà, ciò produsse un lato oscuro come quello che tuo fratello Itachi voleva nascondere. Forse Madara aveva ragione. Forse aveva previsto tutto. Io, ragazzi, un po' di roba me lo sto inventando perché non riesco a leggerle, Però fui proprio io a creare quei presupposti, ad avvallare questa situazione, quella situazione. Vedi, per me, un ninja è qualcuno disposto a tutto pur di raggiungere il suo obiettivo. Tuttavia, un ninja è definito anche dalla natura che due coglioni. In Medeare siamo l'esempio perfetto. Un ninja è qualcuno disposto a tutto pur di raggiungere i propri scopi. È il principio su cui fondai il villaggio. Ma Madara la pensava diversamente. Non so spiegarmi l'attuale resurrezione di Madara. Non capisco perché ora voglio cancellare per sempre il mondo dei ninja, ma... Tsukuyomi infinito. Guarda, lo so persino lui cos'è il testo di Madara. Vuole intrappolare tutti in un'illusione, tutto ciò che mio fratello e tu stesso avete cercato di proteggere. Lui vuole distruggere tutto. Allora non possiamo restare qui un momento di più. Ora che hai avuto il risposto del primo Kage, che cosa intendi fare? Volgerai la tua lama contro la foglia? Ma io pensavo di farlo a tutto l'albero. Sasuke, perdonami. Ti ho sempre mentito. Ti ho chiesto di perdonarti anche quando continuavo ad allontanarti da me. Non volevo coinvolgerti. Ma ora lo vedo così. Forse avresti potuto cambiare nostro padre, nostra madre, il clan Uchiha. Se fossi stato onesto fin dal principio, se ci fossimo detti la verità come due individui alla pari, ho fallito. Non mi metterò su un piedistallo e reclamare. Lascia che ti dica una piccola verità. Non importa se non mi perdonerai mai, ma qualsiasi strada prenderai, vorrò sempre bene. Vabbè, frase che potrebbe stare per Leonardo DiCaprio nel suo prossimo film, ragazzi. Combatterò il villaggio Itachi, non sarà stato tutto in vano. Ben detto, forza, non c'è tempo da perdere. Dunque, questa è la via che hai scelto. Quanto siamo messi, cazze, no? Quanto siamo messi di video. Un po' che sai fare, Sasuke Uchiha. Dove il tuo nuovo evento ti porterà? Evento. Va bene, ragazzi, mamma mia, quanto siamo messi. E vabbè, io pensavo di concludere qui questo video. Se il video vi è piaciuto, come al solito, lasciate un commento e mi piace. Seguite su Instagram, PGPNTV, mi trovate. E se non siete iscritti, iscrivetevi e noi ci vediamo sempre qui. E alla prossima, bella ragazzi. Ah, non vi ho detto, scrivetemi nei commenti il personaggio che preferite, visto che ho fatto delle missioni su Naruto e Sasuke, preferite di più, Naruto o Sasuke? Eh sì, ragazzi, scusate se non lo posso vedere, ma io ho già fatto una bella storia, però non vi spoilerò niente, ragazzi. Posso soltanto dirvi che a me questa bella storia mi è piaciuta un casino. E se vi piace questa serie vi consiglio anche di guardare Azure Strat. E vabbè, noi ci vediamo sempre qui con Moa e alla prossima!